comunque senatrice, e se si è stata disponibile a parte delle questioni sanitarie locali, anche regionali, e abbiamo sempre avuto fiducia in lei, lei sta dando una mano a tanti comitati regionali sulle questioni sanitarie. E io vorrei sentire solo una cosa che sta avvenendo, perché abbiamo avuto le linee guida del nuovo programma della sanità, penso andrà discusso a fine anno. Lei sicuramente lo avrà già analizzato, avrà verificato quali sono le prospettive future, ma da quanto che vediamo, capiamo, sta continuando la famosa riforma Saracchiani tedesca Rotelli. Per cui questo governo, che doveva dare delle risposte ai cittadini con un programma vero, io non lo vedo. Abbiamo come un muro di gomma, ci stiamo scontrando giornalmente, non abbiamo la possibilità, anche vediamo sia localmente, dobbiamo andare su internet, su Facebook, con gruppi a discutere, però a livello diciamo carta stampata o comunque abbiamo anche una televisione, Tele 4, che non dà spazio per dire a lei che comunque è una persona eletta dai cittadini, e questo è uno scandalo secondo me. Grazie, solo che le passa. Purtroppo è così, è difficile avere spazio quando si segnalano problemi di casco, è difficile riuscire a farsi sentire. E certo, questa nuova bozza, come avete visto la bozza di legge di riforma, colpisce più per quello che non contiene, più per quello che conferma, che per quello che introduce di nuovo, nel senso che conferma tutti gli ospedali sullo proprio, come conosciamo ancora, per specializzare prima con questa benedizione, e conferma tutti i tagli che sono stati fatti finora. Fa paventare, vedremo come sarà organizzato, ma fa paventare qualche ulteriore taglio, nel senso che la pediatria e la ginecologia di Provincia di Monfalcone faranno capo al volo. Io mi auguro che non si stanzi di un altro reparto scavato, che sia semplicemente passare sotto l'altra amministrazione aziendale, ripeto, e non un ulteriore scavato. Ma questo obbrobrio del reparto su due poli, un paziente si trova a vedere in primaria un giorno sì e un giorno no, e oltretutto lo stesso modello Farmascoc, un modello sicuramente condivisibile, se viene declinato in termini creo professionisti perpendolari che mi vadano a tappare i buchi dove si creano per il carico personale nelle varie sedi, sicuramente non risulterà un modello efficace. E la bozza del nuovo secondo atto della riforma si concentra sull'integrazione sociosanitaria. Però alla medicina di concreto, difficile trovare qualcosa di concreto, viene rimandato tutto ad anni successivi. Sicuramente l'integrazione sociosanitaria è una cosa auspicabile, figuriamoci, nessuno di noi si sognerebbe di dire che non è importante o che non è importante la cronicità. Però, soprattutto in un momento di carenza di risorse, o perlomeno di venire mantenuto quello che è una distribuzione, forse non efficace di risorse, ci si chiede come sarà possibile, come potrebbe essere possibile mettere in atto qualcosa di concreto al fine appunto di aiutare le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza, che sono croniche, con disabilità, con difficoltà morose, con difficoltà all'accesso ai servizi sanitari. Vediamo, aspettiamo. Certo che avremmo sicuramente preferito che anche in assenza di un disegno complessivo di riforma del servizio sanitario regionale si mettesse almeno qualche toppa dove ce n'era bisogno, anche piccola, un'ambulanza dove manca, i reparti a scavalco. Se sono sicuro che gli ospedali non chiuderanno, i reparti saranno in quegli ospedali, la chirurgia per esempio, no? Per sperare una cosa di iniziare, rimediare immediatamente creare due strutture separate con un organico proprio. Purtroppo tutto questo finora non è stato fatto, e sicuramente quello che vediamo di
l'ho visto adesso finora, non ci lascia i miei iscritti. Bene. Grazie, controllo. Grazie.